Ciao a tutti ragazzi, sono Tyler e bentornati sul mio canale. Volevo subito dirvi così, apriamo bomba, che vi aspetto ogni sera alle 22 in live su Twitch. Avete sentito bene, durante questo periodo facciamoci compagnia a vicenda. Ogni sera avrà un argomento diverso, ma potete trovarmi live. Quindi scaricatevi l'applicazione di Twitch. Ci saranno anche diversi ospiti per ogni argomento. Domani sera ad esempio parleremo delle vostre piccole questioni di cuore. Quindi se volete un consiglio d'amore, una dritta su come rimorchiare, vi aspetto nella diretta di domani. Nel video di oggi invece andremo a studiare e analizzare le emoji, le emoticon, che tanto ci hanno aiutato in questi tempi a rimorchiare. Oggi come oggi sono ancora più fondamentali da conoscere come l'Ave Maria. Sono l'emblema della comunicazione. Minchia, l'emblema. Inizieremo oggi da quelle principali, le mie preferite. Vi darò una descrizione, daremo loro un nome e vi farò anche vedere qualche esempio di utilizzo direttamente estratto dalla mia chat di WhatsApp. Vediamo se sono state usate correttamente o meno. Chi segue i miei video saprà benissimo quanto siano importanti queste piccole faccine per comunicare, per manifestare le proprie intenzioni, le proprie emozioni. Sbagliare le emoji a volte può significare venire friendzonati senza saperlo. Riconoscere le emoji aiuta a capire se si sta finendo nella friendzone o in paradiso. Iniziamo con una faccina semplice, ad esempio la sad face, la faccina con la lacrima. È l'evoluzione del punto virgola parentesi, perché c'ha gli occhietti e la lacrimuccia. Secondo me questa è la migliore per indicare tristezza o comunque una situazione sad, senza però essere disperati. Può essere anche usata in maniera ironica. Ad esempio qui ho trovato un mio messaggio dove dico: sono appena arrivato secondo con 7 kill. Si vede la tristezza, la delusione, però non è comunque disperazione, c'è una punta di ironia. Questa emoji invece indica rabbia, sbuffa rabbia dal naso con una locomotiva. Locomotiva. Questa emoji mi ricorda il suono in stile Animal Crossing. Va usata quando qualcosa ci dà fastidio. Ad esempio in questo caso io dico: così impari a non rispondere, e manifesto appunto il mio fastidio con questa emoji, che però è simpatica, cioè comunque fa ridere. Non è una rabbia incattivita come quella che bestemmia, la faccina che bestemmia. Quando c'è quella faccina si è un po' più incazzati. Invece questa che sbuffa può indicare anche essere offesi, ma niente di troppo profondo. Sono il dizionario delle faccine. Sì, esatto. È importante, prendete appunti ragazzi, video lezione. Questa invece è una delle mie preferite, l'angioletto. L'emoji dell'angelo io la uso per intendere innocenza o comunque sincerità. Sei sincero, sei innocente in quello che dici. Ad esempio io in questo caso ho scritto: no, niente succhiotti e basta, succhiami con innocenza, non c'è prepotenza, Ho messo l'emoji appunto per dire senza cattiveria, al massimo c'è di meglio che si può fare. Invece una volta mi è stata fatta una critica e appunto per addolcirla è stata usata la faccina dell'angelo. Hai questa bruttissima abitudine di dire cose che ti metteranno in guai molto seri. Però con la faccina dell'angelo manifesta innocenza nelle sue parole, sincerità, trasparenza. A differenza invece contraria di quella col diavoletto, che a me piace chiamarla la piccola peste, che in una frase che potrebbe essere innocente fa capire che in realtà c'è un piccolo doppio fine, un fine malefico. Ad esempio: devo prendere una bottiglia per stasera. È una frase ok, ma se ci metti quel diavoletto lì, si capisce che c'è qualcosa sotto. Anche in questo caso che chiedo: che devi fare, dormi qua? Tutto sommato è anche una frase innocente, ma se ci metto il diavoletto piccolo pestifero, significa che comunque sto nascondendo un doppio senso. Da non confondere però con la faccina pervertita, questa la conosciamo tutti. Questa ragazzi va usata per provarci. Anche voi ragazze, non usate questa faccina senza ritegno. Non illudete le persone utilizzandola a caso, usatela solo con chi vi interessa. La faccina pervertita ammicca, è ammiccante, fa un sorriso pestifero, doppio sensuale. Serve per marcare un doppio senso, incalzare un tentativo d'approccio, come in questo caso che dico: bisogna tenerti la bocca chiusa. Senza le emoji sembrerebbe una minaccia, invece con le emoji diventa proprio una piccola perversione. Giocare a cosa? Senza le emoji sarebbe quasi una risposta scazzata, invece con le emoji si nota l'interesse per questi giochetti.
Giocare a cosa? Ti censurerò tutta con la faccina pervertita, direi che non ha bisogno di spiegazioni. È una faccia intrigante, si può dire. Come vanno sti esami? Ho finito la settimana scorsa, 90. Senza emoji dici, brava secchiona. Il livello successivo della faccina pervertita è lo sbav. Questo, ragazzi, è lo sbav, perché sbava. Deriva da antiche emoticon dei forum e delle image board. Rappresenta l'acquolina in bocca. Indica qualcosa che veramente c'è. Irresistibile. Io ad esempio la uso solo per rispondere alle foto sexy. Se non ti mando la faccina che sbava, vuol dire che non sei sexy. Però vabbè, la uso anche per commentare Jurassic Park e i Velociraptor, perché mi piacciono tanto. Dipende cosa ti eccita, diciamo. L'emoji del clown, l'emoji del pagliaccio. Questa faccina mi piace molto ultimamente, perché è veramente un'offesa pesante, secondo me. Io la uso per indicare qualcuno che ha un comportamento ridicolo. Quando magari smerdi qualcuno che non è coerente, che ti va contro ma non dimostra prove. Quando manca la razionalità, la ragione in una chat, io evoco la faccina del clown e ti do del pagliaccio, del giullare. Perché stai lì a fare il cabaret al posto di affrontare la verità. Ad esempio, qui abbiamo un piccolo dissing. Potresti parlarmene dal vivo, ma è chiedere troppo dalla ragazza matura. E tec, me la rido, perché è la faccina che ride, perché rido di te e ci metto anche il pagliaccio, perché il tuo comportamento è ridicolo, mi fai ridere. Vi faccio un esempio praticissimo. Se ti va ti chiamo 2 minuti. Io ero impegnato, avevo 2 robe da fare, dico fammi un attimo, ok ci sono, 5 minuti dopo. Sorry, hai perso l'occasione, mi devo lavare e uscire. Ci sentiamo domani. Ti ho risposto 7 minuti dopo. Ho perso l'occasione. Fate attenzione ad usarla, perché secondo me è molto offensiva. Al contrario, questa faccina io la chiamo la gentle face. Indica gentilezza, bontà. Si usa spesso per approcciare. Hey, come stai? Faccina sorridente, faccina gentile. Questi troppi sorrisi però a volte mi sanno di falso. Quindi diciamo che questa faccina io la uso molto per essere formali. Quando sono formale con una persona, magari con un parente, uso questo sorriso che è abbastanza neutro, però ti concede di avere un tono chiaro, ovvero guarda, io sono ok, non ho problemi con te, ti metto la faccina che sorride. Però non abbiamo neanche la confidenza che mi permette di usare altre, un po' più fraintendibili. Che video fai? Io li guardo sempre quelli che fai. In questo caso sembra un complimento sincero, però secondo me ce l'ha sempre questa patina di formalità. Attenzione ad usarla con la ragazza, il ragazzo che vi piace, perché troppa gentle face fa male, rischiate di ritrovarvi nella friend zone. Serve un po' più di confidenza. Quella che ad esempio potete trovare nella faccina con gli occhiali da sole, la cool face la chiamerei quasi. Questa faccia da figo io la uso ogni tanto, non troppo, per piazzare qualche punchline tattica. Quando vuoi fare un po' il figo, quando puoi permetterti di dire una frase sborona, ci piazzi alla fine la faccia con gli occhiali da sole, che sì, ti dà un tono anche di fare un po' il superbo, però comunque secondo me racchiude un po' di ironia, un po' di autoironia, per far dire sì, ok, ho detto una cosa per fare il figo, però lo so, non è che me la credo veramente. Era una battuta, diciamo, per fare il bulletto. Ad esempio qua io dico, le mie Vapor Max sono riconoscibili, e ci ho messo la faccina del figo, perché sì, un po' me la credo, però un po' anche sono sporche di fango, non me ne frega un cazzo. Quindi attenzione, non prendetevi troppo sul serio, che alle ragazze non piace. Anche se lo dico io che a volte mando questi messaggi con frasi rap. Baby, ero meglio prima, sono meglio dopo. Chi mi segue da un po' più di tempo invece si ricorderà di questa faccina, l'abbiamo usata spesso, la faccina compiaciuta. Indica fierezza in quello che si dice, orgoglio personale. È delicata da utilizzare, vi faccio vedere alcuni esempi. Non parlo con chi mi unfollowa, faccina orgogliosa, faccina compiaciuta, come dire, ah ecco, adesso veniamo al dunque. Oppure in questo caso, penso di averti dimostrato che sono una che non scherza. Wow, ok, non volevo ferire il tuo orgoglio. Oppure in questo altro caso, quarta abbondante, madonna fierezza, complimenti. Però notiamo la differenza. Se fosse stato quarta abbondante con la faccina pervertita, io avrei pensato, wow, mi sto per tuffare come zio Paperone. Invece con la faccina compiaciuta, la faccina superba, diciamo che una tali ricchezze potrebbe anche tenerle per sé. Quindi può dare un tono alla frase, però non è semplice da interpretare, facciamo attenzione. La faccina che dorme, ovviamente, oltre per dire che stavate dormendo oppure buonanotte, ha un significato fondamentale che a me piace tantissimo. È quello di farsi scivolare addosso le cose. Qualcuno parla male di te? Pff,
Non mi interessa, sto dormendo come un bambino, guardami. Sono sogni sereni, sogni d'oro. La cosa non mi tocca, ci dormo sopra. Ad esempio in questo caso che dico, ti sei fatta le paranoie sbagliate invece di farti me. Mentre questa si fa le paranoie, io dormo sereno perché stiamo soltanto perdendo tempo, baby. E si vede quella punta di orgoglio in queste emoji, quando viene utilizzata in questo modo. E allora che aspetti? Nel frattempo io dormo, perché qua non c'è un cazzo da fare. Tu c'hai le tue paranoie, io me la dormo, perché qua non si conclude niente. Che noia. Sbadiglio. C'è anche l'emoji dello sbadiglio, però mi piace proprio quella del dormire profondamente, comodamente, senza che nessuno mi disturbi. Mi esplode la testa. Mindfuck. Questa faccina si chiama mindfuck tutta la vita. Quando ricevete una notizia che vi fotte il cervello, qualcosa che non ve l'aspettavate. Io qua ad esempio dico entrambi, ma pensavo fosse solo uno. Scandalo, mi è esploso il cervello, non me l'aspettavo. Cosa? Non si sa. Terzo in tendenza, spam di mindfuck, non me l'aspettavo, terzo in tendenza, what? Una bella sorpresa. Che smerdata l'ultimo video, mindfuck, una roba assurda. Facciamo attenzione, non sempre è una cosa bella il mindfuck. Però direi che con questi esempi sia abbastanza chiaro il concetto. Un'altra delle mie faccine preferite è questa. Io la soprannominerei la freaky face, perché è un po' pazzerella. Io la uso soprattutto per fare battute e un po' anche per ammiccare, diciamo, senza andare troppo sul molesto. Io mi sarei fatta perdonare in ogni caso. Un po' l'hai detto scherzando, però stai ammiccando, magari sei un po' timida. Ci sta. Per me è un piacere quella faccina pazzerella, che si evolve poi successivamente da freaky a freakier, faccina più pazzerella. È praticamente la stessa cosa, però è l'evoluzione, e quindi serve per indicare un'idea un po' più malsana. Quasi quasi ci faccio un format, idea malsana. Io sono mezza napoletana e mezza palermitana. Con la freakier face vuol dire che questa è una pazza totale. Almeno ha usato l'emoji giusta per farmelo capire in tempo. Sono scappato, campato pericolo. Questa emoji è molto dolce, a me piace. La uso anche spesso, devo dire. Indica innocenza e contentezza. Tra l'altro io la uso ancora dai tempi in cui si utilizzavano i simboli della tastiera. Sono proprio gli occhietti di gatto quasi. Sono contento, hai beccato Mad Men, la faccina che indica gioia. Perfetto, per le 2:30 mi sa che esce faccina del gatto che indica tantissima gioia perché esce un nuovo video. Qual è la differenza tra la faccina gentile e il gatto gentile? Secondo me è solo una questione di personalizzazione. Gusto personale, sinceramente. Questa emoji invece indica l'emoji dell'imbarazzo. Guancette rosse, faccia un po' stupita. Io ad esempio qui l'ho usata per dire: per ringraziarti posso solo dartelo fino agli stenti. L'emoji del fantasma invece la uso per fare battute sul fatto di essere tossici o comunque asociali. Non hai notato quanto sono pallido? Faccina del fantasmino pranker, che secondo me mi rappresenta. Si può utilizzare anche al posto della freaky face per indicare la linguaccia, una battuta. Vabbè, direi che per oggi la video lezione può bastare. Le emoji più importanti direi che ci sono tutte. Al massimo mandatemi quelle che ho missato nei commenti. Vi invito a followarmi su Instagram per sapere quando vado in live su Twitch. Quindi un po' un giro strano, però funziona, molto utile. E anche ovviamente per stare in contatto, stare aggiornati. Iscrivetevi anche ovviamente al canale. Noi ci vediamo ogni sera alle 22 sul mio canale di Quidditch. E niente, da Tyler Strikes è tutto. Ci vediamo al prossimo video, bro. Quanta ce ne metto, baby, accendi, andiamo a letto. In chat io faccio lo stupido, nella realtà sono cupido. Fiori la mia tipa subito, sfiori la mia tipa dubito.